Amici della Pallacanestro su FVG Sport Channel, buonasera, benvenuti da Gianfranco Borgia nel palazzetto di Fagagna. Avete sentito gli applausi in cui abbiamo iniziato questa trasmissione, sono tutti dedicati al dirigente di Fagagna, purtroppo scomparso l'ultima settimana, ovvero Flavio Zorini, che è stato mangiato da questo minuto di silenzio e da questo applauso collettivo. Ci stringiamo alla famiglia, a tutti gli amici di Fagagna, queste sentite condoglianze. Tutto pronto per la palla 2, è tempo di derby, è il derby collinare, è il derby collinare d'altissima classifica tra Fagagna e Michelaccio San Daniele, derby che vuol dire primo posto, ambedue le formazioni sono appaiate a quota 10 in classifica, con Fagagna che però già sostenuto un turno di riposo. La cagliamoci subito nella partita. Michelaccio San Daniele, maglia nera, banda arancia, inizia il match, 12 Tosoni, 17 Bosio, 19 Ellero, 5 Pellarini, chiude il quintetto, il numero 7 Simonutti, risponde Fagagna, maglia bianca, banda blu, col numero 10 Campanotto, numero 14 Del Gobbo, il numero 8 De Simon, il numero 9 Bardini e il numero 5 Silvano Mazzon. Gli abiti dell'incontro sono il signor Royaz di Muggia e Carbonara di Cervignano. Beh, che dire, buon derby a tutti. 0-0 passati quasi un primo minuto. De Simon attacca in peggio con sinistro, serve benissimo Bardini che si alza. I primi due punti sono dopo del capitano di Fagagna. Fagagna 2, San Daniele 0. Palazzetto a dire esaurito e poco, pieno in ogni ordine di posto a sedere e in piedi, siamo strettissimi anch'io e buon Alberto Tonizzo qui vicino a me che farà il ghost speaker durante questa telecronaca. Abbiamo tanto da parlare, tantissimo da parlare e anche un po' di autocelebrazioni, ma ne parleremo durante la partita. Campanotto hesitation, trova un buon varco per Bardini che poteva prendersi il tiro, però non ha un ottimo timing. Allora extra possesso non è, beh, De Simon pesca benissimo l'ex Happu, GSA Udine, Manzon, canestro del 4-0, partita benissimo Fagagna, Simonutti, bella palla per Tosoni, il caparezza di San Daniele, cresciuto molto nelle ultime due stagioni, qua commette fallo. Rimessa per Fagagna già effettuata. Pellarini che gioca con del tapping sulla spalla sinistra per un problemino occorso nella passata partita, un problemino alla spalla, niente di grave. Tutto franco volato a Bardini, gli tocca ancora la palla, gli la ruba, vuole fallo Musiello di parare giusto contrario gli arbitri. Purtroppo c'è tanta gente che ci passa avanti, ma come detto il palazzetto è stra pieno in ogni ordine di posto. E quello è bello del derby, alla fine qualche piccolo inconveniente ma ci sta. Bosio, ex Rimini, mette a posto i piedi, insacca la tripla, fa esultare coach Goifo, parziale di 5-0 di San Daniele. Campanotto subito nella metà campo, difensiva di San Daniele, insacca un bel canestro, è un momento in cui si sta correndo tantissimo, è un bel derby, 5-6 punteggio. Ellero cerca di entrare in partita, infrazione di passi, sacrosanta. Può ripartire Fagagna sotto di un punto, 5-6. Campanotto è una semi ricciolata la sua, poi prende un tiro dal parcheggio dopo lo sport corto, ancora rimbalzo di Bosio che è entrato subito in partita, si vuole fino in fondo Bosio, forse c'è il contatto, forse anche no. Simonutti per il tapping che non va, non c'è un attimo di respiro, è un derby da ritmo forsennato. Campanotto in angolo, spara subito, vuole entrare del tutto in partita, lo fa, segna, esulta anche Musiello, bella anche la sfida Alba in panchina tra Sgoifo e Musiello, due coach secondo me d'alto livello. Quindi ci sarà anche una degna partita a carte in tribuna, e di squadra in tribuna in panchina. Servito Ellero, già fatta la rimessa, Bosio tutto il suo ball handling, il Gobbo qui non ci capisce nulla. Rimessa quindi per
San Daniele se ne occuperà Bosio, che nella passata stagione ha vestito la maglia dei Crabs Rimini. La via di stagione addirittura così così della società riminese, senza tantissimi giocatori, con Bosio che certe partite giocava addirittura 5 tatti, come ricordo quella appunto con Orzinuovi, che l'ho vista proprio dal vivo. Tutto, c'è un fallo in attacco di De Simon, non proprio contentissimo De Simon. Ellero, effetto della rimessa già nella metà campo di Fagagna. San Daniele, Simonutti attacca il centro dell'area, se non sbaglio difesa zona di Fagagna. Campanotto, un aiuto abbastanza decisivo, non arriva il fallo, arriva una grandissima palla di Ellero proprio per Simonutti, quarto punto per lui, 7-8 per Fagagna. Bellissima partita, Bardini a orchestrare l'attacco dei padroni di casa del Gobbo, rivolgimento effettuato con Campanotto, gioco a due, già appunto con l'aiuto Ellero, è un raddoppio del Gobbo, non ribalta lato, serve Manzon, deve prendere questo tiro, è corto, non fa taglia fuori Bosio per non nulla, stava per compiere un pasticcio, però si invola già la metà campo difensiva di Fagagna, ottima transizione difensiva dei padroni di casa, Pellarini ha accoppiato con Bardini, Pellarini step back, tiro lungo, rimbalzo del Gobbo, però fa un regalo, serve Bosio. E segna, subisce il fallo, arriva anche l'urlo di coach Sgoifo, ingenuità del Gobbo che si lamenta con i compagni, voleva la chiamata d'attenzione, non se ne accorge. Doppio cambio per Fagagna, escono De Simon e appunto del Gobbo ed entrano il numero 6 Jacopo Castellano, classe 90, il numero 20 Federico Buaro, il Boa, cresciuto a Santa Maria la Longa, Bicinico, poi Snaidero, classe 82, dico ogni volta che commento il Boa, ha fatto parte della super nidiata classe 82 con i vari Zacchetti, Pretatto e chi più ne ha ne mette, che si giocò il titolo cadetti, lo scudetto cadetti contro la Virtus Bologna del compianto Barlera, di Burkic e di tanti altri. Boa, secondo me, un grandissimo giocatore, anche qualche esperienza in C1, se non sbaglio sia a Codroipo sia in giro per l'Italia. Si è riciclato in carriera come power play, una sorta di guardia ragionatrice, lui che nasce play guardia. Tanto fallo di Bardini, derby potenzialmente anche esplosivo, mi sento di dire, c'è tensione positiva in campo, basta poco per accendere il tutto. Time out chiamato dalla panchina di Fagagna, teniamo la linea, raccontiamo il resto dell'ottava giornata. Come detto, noi stiamo riprendendo Fagagna San Daniele, poi c'è Tolmezzo Bono, Codroi Pese Cervignano, UBC Ronchi, che è una sorta di ultima spiaggia per la pallacanestro Ronchi. Siete sconfitti di filo e pasticciaccio nell'ultima da 0-20, roba da comiche. Don Bosco Romance, Breg La Tisana, altra bella partita, Breg La Tisana. De Coach Cossolo ancora? C'è ancora Coach Cossolo. Vince sempre coach Cossaro, chiude la giornata, altra bella partita tra Fogliano e Tarcento, partita anche questa ad altissima quota, finito time out, non vedo cambi per Fagagna, stessi 5, ovvero Castellano, Bardini, Campanotto, Manzon, Boaro, Manzon da 5, Boaro da 4. Dopo un reparto piccolo e quanto veloce, composto appunto da Campanotto, Castellano e Bardini. Stessi 5 anche per San Daniele. Simonutti qua in lunetta che ne ha saccato il primo tiro libero. Poi col 12 Tosoni, col 5 Pellarini, col 19 Ello, col 17 Bosio. Due su di Simonutti, quintetto decisamente più atipico, anche se fisicato quello di San Daniele, con nessun 5 di ruolo, finto 5. Ellero, che però nasce in carriera da 3, il giocatore nato a Tricesimo. Dimmo, quando passi, devi metterti giù, per favore. Una famiglia, con loro. E vicino a lui c'è Bosio, che tutte fuori, purché è un 4. Boaro per Castellano, passa a chilometri dal pick and pop di Manzon, si mette in provo, in proprio. Tira con la mano contraria,
Pellarini si apre Ellero, prende la tripla, pane quotidiano, non va. 12 che difende, 10 che attacca, siamo a metà di un primo quarto da leccarsi i baffi. Bella palla per Manzon di Castellano, che è entrato benissimo in partita il playmaker di Fagagna. Sponsorizzata Blu Service, Pellarini, classico tiro della media distanza del capitano di San Daniele, no, capitano è Silvotti, Sivilotti. Sì, che mi dice buono Alberto Tonizzo, è infortunato, ma infatti non lo vedo. Potrebbe entrare qualche minuto. Poi l'altro Pulizia che potrebbe essere fuori. C'è stato un cambio, è uscito Manzon ed è entrato il numero 13 Tristano Munini. E per San Daniele è uscito Tosoni ed è entrato Polo, un numero 8. In panchina per San Daniele sembra un ordine di firma, c'è cioè Leo Colutta, qualche problema fisico. Non va soltanto il tiro di Polo. Io Sivilotti non l'ho visto in panchina. Par di no. Tutto Bosio 1 contro 0. Protesta Fagagna. Bosio a pochi passi. Mi sa che adesso è più 4. È il primo massimo vantaggio della partita dopo la ospite. Secondo me Sivilotti non è neanche in panchina. Non è in panchina. Boa hesitation. Manda il bar con una finta sopraffina Ellero. Non va però il tiro di Boaro, bravissimo Alberto Tonizzo, non è in panchina perché è in campo Sivilotti e chiama, sì, non c'è neanche Bortoluzzi, San Daniele infortunato, quindi San Daniele abbastanza decimata si presenta a questo derby. Sivilotti in post basso con Bosio che ha pochi movimenti ma ha tanta fisicità, si gira bene, tiro ratto extra possesso tenuto vivo da Simonuti, però pesta col piede la linea. Onestamente da questa posizione non possiamo vedere se la chiamata del duo Royaz Carbonera sia corretta. La diamo buona. Dal replay si vede che c'era. Dal replay dalle 38 telecamere che abbiamo nascosto nel tutto il palazzetto sembrava buona chiamata. No, sto scherzando. Castellano si interrompe un po' lo schema di Fagagna, poi Castellano si mette in proprio. E se ne sono quarto punto del primo quarto, 16 che attacca, 14 chi difende, 2 minuti abbondanti alla fine del primo quarto. Bosio a una prateria, prende il tiro corto, nessuno taglia fuori Ellero. Allora extra possesso per San Daniele, Sivilotti fallo in attacco, fischiato Simonuti che pochi istanti fa aveva un po' protestato con Carbonera. Sono fallo di Simonuti che è apparso anche parecchio coinvolto, mi dice di stato esatto? Anche emotivamente in questo derby. Ricciola, Castellano, lì c'è anche Campanotto, poi galleggia in aria, serve benissimo Tristano Munini, però viene stoppato. Dopo notizia aggiornamento reale, continua l'ascesa verso gli inferi della pallacanestro Ronchi, pari d'ottava partita di fila, 75-70 contro l'UBC. Sivilotti, altra palla persa, riparte Campanotto, ultimi 2 minuti di primo quarto, Campanotto prende una tripla fuori dagli schemi, solo il fondo del secchiello per Campanotto, un bomber che continua negli anni a stupire, un bomb, questa partita la sente più di penso tutti, perché Campanotto con la maglia di San Daniele ha vinto il campionato 2 stagioni or sono, è uno dei grandissimi ex di questa partita. Tra parentesi, primo vantaggio Fagagna se non il 2-0 di partita iniziata, poi se non sbaglio Campanotto proprio passaggio diretto San Daniele Fagagna. Tu non sei molto di queste cose, cioè non la prenderesti bene? Io no, non la prenderei bene assolutamente, però qua siamo nelle minors, quindi un po' tutto è lecito. Però un bel derby. Però un bel derby, partita sentita, molto sentita, derby d'alta classifica, per adesso 8 minuti di bella pallacanestro quanto intensa e in più
anche il fattore Campanotto a mettere Pepe. Squadra in campo, fatto time out, nessun cambio per Fagagna. Ma sai che infatti Alba a un certo punto mi stavo quasi dimenticando di Campanotto ex. Lo vedo in campo contro Pellarini, associazione logica. Polo ribaltato con Bosio. Partenza stessa mano, stesso gamba. Serve una palla strana per Polo. Non c'è avuto tantissimo angolo di passaggio. La palla esce. Allora arriva un cambio. Esce Simonutti per San Daniele, dentro il numero 9 Daniele Bertoli, classe 95. Dovrà operare molto la sua panchina, il giocatore che ha a disposizione, coach Sgoif, perché come detto manca Bortoluzzi con l'Utonor di firma. Sbaglia Boaro, che non è entrato proprio del tutto in partita, fattura rimbalzo Ellero che appunto si mette in proprio, si peggia però sul piede, voleva il fallo Ellero, riparte Boaro 3 contro 2, gran palla di Boaro per Munini che si protegge benissimo col corpo e trova un tiro di destra rovesciato del più 3 Fagagna. Polo, Bosio, fallo di Campanotto. Due tiri liberi perché, no, due tiri liberi per nessuno perché non è in bonus San Daniele. Infatti Pellarini sta dicendo proprio questo a Carbonara. Questo è un errore però. Ah no, non è un errore, scusate, devo svegliarmi. Devo svegliarmi, no Alberto? Devi dirmi che devo svegliarmi, no? Ma sono... Sette e mezzo orario strano. Sette e mezzo orario strano. Orario strano, quindi io ancora... No, sto scherzando. Chiedo venia, mi ha messo anche in difficoltà un po' la protesta di Pellarini. C'ero l'arbitro, mi facevo io ingannare. Invece bravo Carbonara. 18 chi difende, 19 chi attacca. Castellano contro Pellarini che lo battezza. Sorda di pseudo body aura move per Castellano, che però segna il suo sesto punto in questo primo quarto. Ombra del partito, 46 secondi alla fine dei primi 10 minuti. Bosio fino in fondo, e si vede che Bosio è un giocatore di un'altra categoria, perché si vede, perché quando vuole va fino al ferro. Boaro ha spazio, anche Boaro di un'altra categoria, però qua con metto in genità. Castellano lo spazzino, recupera un pallone che sembrava perso, extra pass di Campanotto per Bardini, Piero che non va, anche Bardini ex GSA Udine, ha vinto il campionato con la maglia del presidente Pedone. Ellero da 3 fino in fondo, 23-21, Campanotto all'ultimo possesso, porta a casa d'astuzia il fallo di Pellarini. È un fallo che non pesa per San Daniele perché non è in regime di bonus, però un fallo che potrebbe pesare nell'economia dei 40 minuti perché Pellarini è argento vivo per San Daniele. Però è il primo fallo per, credo, il capitano di San Daniele questa sera, perché tu Alba l'ho vista che me l'hai combinato, mi hai portato il vecchio referto, però il capitano mi dicono. Campanotto, serve benissimo Boaro, lo scadere dei 24. Allo scadere anche del primo quarto, chiude così la prima frazione, 23 San Daniele, 21 Fagagna. Piccolo break. Zanutta, il nostro mondo, è la tua casa. Edilizia, idraulica, porte, ferramenta, ceramiche, arredo bagno e molti altri articoli. Ti aspettiamo nei nostri punti vendita con tante promozioni e novità. Scopri di più su zanuttaspa.it. Gruppo Dor 2000. Stile e qualità, i valori vincenti del gruppo Dor 2000. A Pordenone, su 30.000 metri quadrati di area produttiva ecosostenibile. Ricerca e innovazione fanno del gruppo Dor 2000 l'eccellenza nel design. Per lo showroom, per la casa, gruppo Dor 2000. Siamo sempre stati differenti. Abbiamo sempre visto nel futuro un'opportunità. Nelle famiglie, nelle imprese, nelle comunità e nelle associazioni. La nostra crescita è coincisa con la crescita del nostro territorio.
solida, radicata, rinnovata. Banca di Credito Cooperativo di Manzano. Crescere nella continuità. CDA, un'azienda dove la tradizione è diventata un valore. In più di 30 anni abbiamo portato avanti politiche aziendali basate su trasparenza delle scelte di mercato, ricerca e offerta dei migliori prodotti, macchine di ultima generazione, software avanzati, efficienza dei servizi, rispetto per l'ambiente. Tutto secondo il criterio della massima qualità. Soluzioni per grandi aziende, uffici professionali, wellness e centri sportivi, sanità e luoghi pubblici, scuole. CDA, dal 1976 pensiamo alla tua pausa, senza pause. Zanutta S.P.A. 20 punti vendita, la passione di una famiglia, la professionalità di un'azienda radicata nel territorio. Punto di riferimento nel Triveneto per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Per saperne di più, visita il nostro sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 20 punti vendita. Da Trieste a Belluno, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano. Presenti anche a Udine, Sacile e due punti a Venezia, San Lio e Cannareggio. Zanutta, il nostro mondo è la tua casa. Da oltre 40 anni Dodo Sport è presente sul mercato con un servizio attento e di elevata qualità, accompagnato da un'offerta di prodotti ampia e completa. Da Dodo Sport a Percoto trovi l'abbigliamento, gli accessori e le scarpe per ogni momento informale della tua giornata. Stile, praticità e gusto sono le caratteristiche delle collezioni che proponiamo per uomo, donna e bambino. E per gli sportivi del calcio e calcetto offriamo un assortimento vasto e completo di calzature e abbigliamento tecnico, fornendo un servizio economico e puntuale anche per le società sportive. Dodo Sport, il negozio per gli sportivi e non solo, da Percoto. By Claudia, oreficeria, premiazioni sportive. By Claudia la trovi a Povoletto in via Vittorio Veneto. Il meglio dell'oreficeria, la gioielleria, l'argenteria. Ma non solo. Punto di riferimento per lo sport, coppe, trofei, targhe, ampia scelta e prezzi competitivi oltre alla professionalità dello staff. Se cerchi un premio o un regalo prezioso lo trovi a Povoletto e da By Claudia puoi anche personalizzarlo. By Claudia, a Povoletto. Secondo quarto amici di FVG Sport Channel di Fagagna, San Daniele, super derby d'alta classifica, derby collinare. Dopo i primi 10 minuti 23-21 per San Daniele che si schiera a zona all'inizio del secondo periodo. Partita comunque alquanto equilibrata. Ti devi abbassare se devi passare qua davanti, dai. Facciamo di nuovo i quintetti, abbiamo qualche piccolo problemino perché è pieno di gente che passa. Ordine dei quintetti, San Daniele, maglia nero, arancio, capomo 17, Bosio col numero 8, Polo col numero 5, Pellarini col numero 18, Ellero chiude il quintetto, il numero 9, Daniele Bertoli. Fagagna invece maglia bianca, banda blu. In campo col numero 6 Castellano, col numero 13 Munini, col numero 8 De Simon, scusate il lapsus un attimino, numero 10 Campanotto, numero 20 Boaro, arbitri Carbonera e Royaz. Campanotto attacca quello dell'aria, ottimo scarico per Munini in angolo, il tiro è Sbilenko a rimbalzo, non ci sono padroni, ne esce Castellano, Boaro, Campanotto da tre fuori dagli schemi, il tiro non va. A rimbalzo, botte da Orbi, alla fine in qualche maniera Castellano recupera il pallone. Pellarini, il tiro non va, extra possesso. Ellero da tre punti, solo il fondo del secchiello, tentativo di fuga di San Daniele che sta
muovendo benissimo il pallone in attacco, 26-21 a questo quintetto che ha quanto difficile da difendere. Boaro però, tutto il suo talento del Boa, tripla che tiene lì Faragna, 26-24, difesa così così però di San Daniele. Doppio cambio, escono Munine e Castellano che hanno fatto molto bene e rientrano Capitan Bardini. Attenzione, esordio nel derby, anche lui un ex, se non sbaglio, numero 18, ex Cono di Rosazzo, anche lui classe 82, cresciuto a Bicinico, poi Snaidro. Max Rossi che ha già fatto più legna che altri in 30 secondi, arriva per la canestra 2 di Pellarini, 28-24. Sì, sicuro Max qualche annata farà a San Daniele, se l'è fatta se non sbaglio. Non va la tripla di Boaro. Boh, vai anche nelle minors ormai. Nelle minors da una vita, anche lui ha girato un po', se non sbaglio. È normale. C'è la televisione, dai! Giù! Bertoli si appoggia sul tabellone, sacca il canestro del più 6, doppio possesso e massimo vantaggio della partita. Più che commentare, Alberto, in questo momento stiamo bloccando la gente, stiamo proteggendo la telecamera, che è il nostro bene superiore. Boaro chiude palleggio, ancora per Molotov De Simon, subisce il fallo di Ellolo. Ecco, se l'è andato a prendere. Se è andato a prendere De Simon, bravo Alberto. Io non so se avrei fischiato, però era proprio un centimetro, l'ha mostrato bene De Simon. De Simon, io De Simon lo prendo sempre. Sì, infatti quando faccio qualche squadra, qualche torneo, io lui lo prendo quasi sempre, se può. Perché è uno difficile da marcare, poi generoso. Oltre un bravissimo ragazzo. Campanotto mette a posto i piedi, non va la sua tripla, rimbalzo Polo, fa bene, taglia fuori. Max Rossi lo consegna, una manata, ma può ripartire San Daniele, anche se si interrompe a transizione offensiva, però Pellarini mette a posto i piedi sul tiro ballonzola sul ferro. Colla De Simone in palleggio, prende una tripla ignorantissima, non va, rimbalzo di Max Rossi che riapre per Bardini, extra possesso per i padroni di casa, sotto di 6 lunghezze, grande cuore di San Daniele in questa prima parte di partita. Campanotto si porta il pallone fuori, giustamente parla con Bardini, ha detto una cosa giustissima, l'avete vista anche voi amici da casa, le spaziature, bravo qui Campanotto, ha detto Andrea, riferito a Bardini, non ti devi alzare ma ti devi dare in angolo, lì c'è la ricezione perfetta. E lo scarico, spazzature sono fondamentali nella pallacanestro. Tanti dicono che è un concetto moderno della pallacanestro, la spazzatura no, è un concetto più antico del gioco probabilmente, perché la pallacanestro è un gioco di equilibri e di movimenti. Esce Bertoli, rientra Bosio, alla fine ha gioca in 8. Gioca in 8 San Daniele, tra avanti di 6. In messa difficile, subito Simonutti, si apre Pellarini, difesa individuale di Fagagna. Bosio ricciola bene con De Simon che gli sta dietro, anzi c'è un po' di mismatch a livello fisico. Pellarini poi si mette in proprio. E la scheda dei 24, trova la gemma dei più 8. E adesso è un momento super positivo per San Daniele, avanti di 8 lunghezze. Campanotto, serve Bardini, questa volta trova lo spazio. Mette la prima tripla della sua partita e tiene lì a 5 punti Faragna, che però gli ultimi 6 punti sono giunti da triple, che è una cosa bella ma una cosa brutta, perché da triple un po' atipiche. Faragna in questo momento ha perso un po' le redini del match, per quanto vale il discorso ritmico di partita. De Simon palla bruttina, la recupera Polo. Bosio attacca De Simon, lo salta facile, poi dietro la schiena, passaggio skip per Pellarini che la tiene alta, attacca il centro dell'area, bellissimo questo canestro di puro talento di Pellarini. Sempre difesa individuale per San Daniele, che blocco di Rossi, che è fallo non tanto per un discorso di blocco e movimento, ma perché è andato diretto sull'uomo,
e questo movimento diretto sull'uomo viene punito quasi sempre dagli arbitri, ma anche giustamente, viene da dire, perché il blocco deve arrivare lì, star fermo, e deve essere il giocatore che riceve il blocco che porta l'uomo sul blocco, mentre Max è andato proprio diretto sul difensore. Questo, ahimè passando per Fagagni, e fallo in attacco. Lo subisce fallo Polo. Adesso Fagagni è quel nanosecondo indietro, sia in fase difensiva sia in fase offensiva. Due tiri liberi per Polo. Vediamo che fallo è, non l'ho visto, un proprio secondo fallo di qualcuno. Non va il primo free throw di Polo. Mano freddina. Pronto. Non voglio dire cos'è Totonizza, battuta che è meglio. 0 su 2 di Polo. Alla fine Manzon a lungo in panchina. Cattura, rimbalzo, serve Bardini. Schema 4, doppio blocco alto. Alla fine Manzon rolla in aria per bloccare De Simon, doppia uscita per Campanotto, viene subito Bardini, tripla corta, rimbalzo solo maglie nere, però nessuno fa bene tra gli fuori. Ora De Simon all'extra possesso, grande palla per Boaro contro Polo. Boaro danza sul parno, non va la sua rovesciata, scattura la sfera a Simonuti, si stanno di nuovo alzando i ritmi da ambo le parti. Polo completamente con Pellarini, crossover in faccia a Bardini, c'è la fallo quindi Bardini. Manzon lotta e in qualche modo tiene vivo il possesso. Protesta un po' sgoifo, secondo me ha ragione. Blocco di Boaro, Campanotto per De Simon. Trova giusto Pertugio, è il contusion. De Simon 34-29, bel canestro di De Simon. Tozzoni subito in post basso, up and down con Polo, e poi blocca Bosio. Cambio difensivo, Manzon coperto a Bosio, Tozzoni fino in fondo, botte da Orbi, veramente botte da Orbi. Alla fine fallo di Bosio che vuole mettere ordine, si scambia un abbraccio con Campanotto, un fallo tattico per bloccare il contropiede di Fagagna perché c'erano due uomini a terra. Poi ancora claudicante. Poi lo esce, lancia tutto quello che può. Io forse avrei fischiato un fallo sotto canestro perché mi sembrava due o tre contatti. Eloquente il labiale di Pellarini che mi ha messo a mano nell'occhio in fase di tiro. Mi sembrava, ma comunque arbitraggio assolutamente non facile questa sera. Un derby sentito, molto intenso, palazzetto pieno, giocatori molto molto rapidi in campo. Castellano che quando ha la palla in mano fa sempre qualcosa di buono, però qui troppo pigra la difesa di San Daniele. 34 che attacca, 31 che difende, 3 minuti e 20 alla fine del secondo quarto. Pellarini 10 secondi per andare a tiro, ribaltamento per Simonuti che attacca De Simon. Fallo di De Simon, fallo adesso Carbonera qua, un due fischi così, questo era fallo in attacco tutta la vita di Simonuti. Terzo fallo di De Simon, questo secondo me era fallo in attacco perché anche Simonuti aveva perso il controllo del corpo. Diciamo Simonuti ha perso il controllo del corpo, va a fare un attacco sacrosanto. Fatta la rimessa Pellarini, recupera il pallone Boaro, slalomeggia, poi incoccia su Pellarini e insacca il canestro del meno uno. Poi c'è un fallo
due minuti un po' così. Tosoni attacca del gobbo, rischia i passi, sbaglia l'ora, Manzon cattura la carambola. Boaro da tre per sorpasso, buon momento di Fagagna, attenzione a terra Simonutti, non ho visto cosa è successo, con un colpo all'osso sacro, poi Bardini va a dare una pacca per rincuorarlo, però non si accorge che è proprio lì il punto doloroso. Non ho visto onestamente cosa è successo. Tutto c'è, storie tese però in panchina, storie tese con Bardini che si lavora un po' sgoifo, o sgoifo si lavora a Bardini, o si lavora una vicenda. Ma Gian, sai perché non l'ho visto? Perché ci è arrivato un messaggio di una cosa bella. Sì, ci è arrivato un messaggio di una cosa bella, come dice Bartolo Nezzo, come messaggio del nostro direttore, che in questo momento si passava la notizia anche su Sky Sport 24. La notizia qual è? È che ieri sera a Monaco di Baviera la FIBA ha sciolto le riserve e ha dimostrato, più che altro ha mostrato a tutti gli amanti della pallacanestro, no, la sede delle finali europee, della fase finale europeo Under 21, seconda manifestazione continentale, Under 20 scusa Alberto, a Lignano Sabbiadoro dal 7 al 19 luglio. Questa non è una notizia, questa è una cosa enorme, organizzata da DGM Group in collaborazione con FG Sport Channel, con FIBA Europe, con FIP Friuli Venezia Giulia del presidente Adami. Avremo una grandissima pallacanestro europea in regione, nelle nostre telecamere, nei nostri microfoni. Sarà una manifestazione assolutamente da non perdersi neanche un secondo, ma man mano che ci avvicineremo a codesta data ne parleremo e ne riparleremo e ne parleremo. Come c'era scritto sulla gazzetta oggi che siamo rappresentati dall'Italia in questo caso? Sì, sì, sono, a me fa piacere Alberto, assolutamente, ma deve far piacere a tutti quanti amanti della pallacanestro, no? E devo dire, mi prendo un secondo veloce per inchinarmi, togliermi il cappello, togliermi la maglia e mettermi in testa alla Fabrizio Ravanelli davanti a due persone, Giovanni Adami e Davide Michelic, che stanno facendo di tutto e di più per riportare, per portare la pallacanestro regionale e non in alto, riportarla dove merita. Poi per me onestamente sono due maestri e non posso nient'altro che dire grazie a tutti e due, perché veramente veramente mi hanno e ci hanno fatto crescere tanto in questi anni. Sì, lo dico Alberto, io ho ancora a casa le scarpette, le ultime scarpe di Giovanni Adami in una partita ufficiale, ovvero CBU Ronchi stagione 2002-2003, però non mi ricordo come è finita onestamente. 35-33, due minuti e mezzo alla fine, difesa zona di difesa zona di San Daniele, il gobbo l'ex Geati trova il Pertugio, abbiamo divagato un po', stiamo in diretta di telecronaca, 35 pari, perché questo è un derby veramente da gustarsi. Difesa individuale di Fagagna, Bosio punisce la scelta difensiva di Boaro che passa dietro il blocco invece di rimanere attaccato. Difesa a zona 3-2, 3-2 di San Daniele, due minuti alla fine del primo quarto, del gobbo, Boaro per Bardini, ha spazio Bardini, solo Cotone per il capitano, sesto punto nel quarto, 38 pari. Simonuti, brutta palla di Tosoni, recupera ancora Bardini che è un momento di forma devastante, torna bene la difesa di San Daniele, però Bardini prende la scelta giusta, segna il quinto punto filato, che vuol dire sorpasso Fagagna, 40-38. Credo che in questi 20 minuti e 30 secondi, Alberto, ne vedremo delle belle. Squadra in campo, ultimi 80 secondi di primo tempo, Bosio in palleggio, serve Elio, gran palla, gran palla di Bosio. Allora protesta un po', credo che forse voleva fare l'antisportivo.
No, normale pur parlè. Pronto Munini su cubo di cambi. Esce Manzon. Applauditissimo. L'ex Udine. Bel giocatore Manzon. 36 anni, un fisico così. Magari io averlo onestamente, tirato a lucido. Allora, in e out. Zero su due, inusuale di Ellero. Rimbalzo di Munini. Palle in mano a Castellano, che ha fatto molto bene questo primo tempo. Boaro finta il tiro. Passo di danza quasi del Boa. Poi si vede il Gobbo che ha suon di sportellate. Trova spazio e insacca un gran canestro. Red del Gobbo. Poi c'è fallo di Boaro. No, prende benissimo Musiello. Terzo fallo di Boaro, notizia non delle migliori. Due tiri liberi per Bosio. Primo entra. Comunque Alba, Bosio in C2, onestamente è un lusso. Sì, è legale in senso positivo. Bel giocatore lui, Castellano. Del Gobbo che ha una buona mano, qua propende una scelta errata, chi recupera? Bosio, che ha una fisicità superiore alla media in questo campionato. Serve Ellero. C'è un fallo. Ha cambiato squadra sempre ogni anno, quindi questo mi lascia perplesso, solo quello. Rientra Bertoli, ma riesce a Simonuti, che è un po' spento dopo un buon avvio. Due tiri liberi per Ellero. Se non sbaglio ha anche un'esperienza in C1 fuori regione. Si è andato via da qualche parte. In Veneto. Non mi ricordo assolutamente la squadra, faccio mea culpa. Anche lui è un giocatore che mi piace. Il Sacca, due tiri liberi, 40, chi difende 42, chi attacca in qualche maniera passa a metà campo. Fagagna che non può andare fino in fondo, c'è discrepanza di 5 secondi tra i due cronometri, no anzi un po' meno, 3. Boaro non è ancora in bonus. San Daniele, palla per nessuno di Castellano, 9 secondi alla fine del primo tempo. San Daniele ha l'ultimo possesso, che vuol dire pareggio o anche vantaggio. C'è però un time out chiamato dalla panchina, credo di San Daniele. Visto San Daniele. Non ho visto chi l'ha chiamato. Il fatto sta in questi primi 19 minuti e 51 secondi Alba, possiamo già tracciare un piccolo semibilancio di questo derby collinare. Bella partita, molto intensa, buoni valori in campo, e io credo una partita che non ha ancora un copione scritto rispetto a vari cambi di fronte nella seconda parte di partita. Vedo anche tanta energia, tanta tensione positiva sia sugli spalti sia in panchina, che sta un attimo in convogliare energia negativa, magari sei un tecnico o giù di lì, che sono cose che ci stanno assolutamente in un derby. Sarebbe meglio di no, ma siamo onesti, alla fine la partita così ha dato tasso emotivo, può succedere. Quindi mi aspetto di tutto di più, è una buona anche spot per non cambiare canale nel secondo tempo. Squadra in campo, non vedo cambi. Fa la rimessa Bosio, Pellarini. 5 secondi per andare al tiro. Lasciano spazio, Pellarini in agguale. Ha tutto il tempo per prendersi una tripla comoda, Pellarini che non va. Però scelta difensiva di Faraglia così così. Passare dietro il blocco. E alla fine finisce così il primo tempo. 40 per San Daniele, 42 per Fagagna. Io direi, tè caldo,
pure moca di caffè, poi nuovamente insieme per il secondo tempo del derby collinare d'alta classifica. Zanutta, il nostro mondo, è la tua casa. Edilizia, idraulica, porte, ferramenta, ceramica, arredo bagno e molti altri articoli. Ti aspettiamo nei nostri punti vendita con tante promozioni e novità. Scopri di più su zanuttaspa.it. Gruppo Dor 2000. Stile e qualità. I valori vincenti del gruppo Dor 2000. A Pordenone, su 30.000 metri quadrati di area produttiva ecosostenibile. Ricerca e innovazione fanno del gruppo Dor 2000 l'eccellenza nel design. Per lo showroom, per la casa, gruppo Dor 2000. Siamo sempre stati differenti. Abbiamo sempre visto nel futuro un'opportunità. Nelle famiglie, nelle imprese, nelle comunità e nelle associazioni. La nostra crescita è coincisa con la crescita del nostro territorio. Solida, radicata, rinnovata. Banca di Credito Cooperativo di Manzano. Crescere nella continuità. Zanutta S.P.A. 20 punti vendita. La passione di una famiglia. La professionalità di un'azienda radicata nel territorio. Punto di riferimento nel Triveneto per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Per saperne di più, visita il nostro sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 20 punti vendita. Da Trieste a Belluno, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano. Presenti anche a Udine, Sacile e due punti a Venezia, San Lio e Cannareggio. Zanutta, il nostro mondo è la tua casa. By Claudia, oreficeria, premiazioni sportive. By Claudia la trovi a Povoletto in via Vittorio Veneto. Il meglio dell'oreficeria, la gioielleria, l'argenteria. Ma non solo. Punto di riferimento per lo sport, coppe, trofei, targhe, ampia scelta e prezzi competitivi oltre alla professionalità dello staff. Se cerchi un premio o un regalo prezioso lo trovi a Povoletto e da By Claudia puoi anche personalizzarlo. By Claudia, a Povoletto. Amici di FVG Sport Channel, nuovamente assieme, secondo tempo del derby collinare d'alta classifica, il Michelaccio San Daniele, Blu Service Fagagna, primi 20 minuti nel segno dell'equilibrio con Fagagna che chiusa avanti di 2, 42-40, primo possesso del quarto per San Daniele, ha fatto specie con Ellero, l'attacco però ospite non va a buon fine, può ripartire Fagagna, numero 10 Campanotto, 14 del Gobbo, 9 Bardini, 5 Manzon, 8... Molli del Simon, risponde Sandiere in difesa, come detto con il numero 19 Ellero, 7 Simonuti, 17 Bosio, 12 Tosoni, 5 Pellarini, assegno Fagagna, avanti di 4, 44-40, come detto San Daniele deve fare a meno di due giocatori importantissimi, ovvero Leopoldo Colutta e Bortoluzzi, che sembra avere qualcosa di molto serio il ginocchio, qui assegno Ellero per farlo subito. Qui Bortoluzzi, io, Alberto Donizio, tutta la nostra redazione fanno il bocca al lupo per una pronta guarigione. Ci ho parlato adesso con Bortoluzzi, mi ha detto non rientro, cosa di serio, il ginocchio. Speriamo magari si sbagli, però sembra sia così. Era una pedina per San Daniele. Per San Daniele Bortoluzzi è importante, è un bel giocatore Bortoluzzi per la C2, quindi facciamo il bocca al lupo a lui, a San Daniele. Tanto ha scelto Sony ed è entrato Polo con il numero 8, metto un lungo di ruolo. Sai cosa? Mi sembra anche Tosoni un po' un approccio diverso alla partita, tanto Ellero mi sa che tipo supplementare. Però mi sembra che soffra un po' la presenza di Bosio in campo, Tosoni. Abbiamo qualche pallone in meno. La mia chiaramente è una supposizione. De Simone seduto in angolo, rischia inversione di passi, serve. Manzon che prende una tripla fuori dall'Iscami, tripla con esultanza,
del 36enne ex Udine, ex Latisana, in parlando di Scodroipo, Lanzo Gemona, C1 a Gemona, vero? A 18 anni, mi dicono qua dal pubblico. Bardini rischia i passi, palla persa. Più 4 per Fagagna, schierata difesa 3-2 davanti Campanotto, i suoi lati a destra De Simone, a sinistra Bardini, dietro del gobbo e Manzon attacca l'angolo, Boggio salta tre uomini, galleggia in aria, forse c'era il fallo di Manzon, alla fine arriva il recupero dei padroni di casa e time out immediato chiamato dalla panchina di San Daniele, che ha qualche problema ad attaccare questa zona di Fagagna. Anche se Boggio qui ha fatto tutto giusto, però ha attaccato l'angolo, ha saltato anche il raddoppio difensivo, ha tolto lo spazio, però è arrivato l'aiuto difensivo alquanto energico di Manzò. Musiello si sì, è andata alla lavagnetta di Manzò, non so dove è Manzò, di Musiello, come stavamo proteggendo come al solito la telecamera. Sempre... La lavagnetta ogni tanto va rotta, in un derby deve averne 3-4 pronte secondo me. Se non lo sei. Chi era quello che ha lasciato la... No, Bobby Knight ha lasciato la sedia. Bobby Knight ha lasciato la sedia, ma senza scomodare il Santone ex Indiana University, possiamo scomodare Peter Brumen ex Contovel, un Santone del Carso che... La sedia alzata, la facciamo a partita sì, una no. Allenatore anche nazionale slovena, la prima quella indipendente se non sbaglio. Sicuramente ora è allenatore della nazionale slovena sordomuta. Una persona incredibile, Peter Brumen. Gol gobbo, servito in angolo da De Simon. Ottimo momento di Fagagna, penso anche massimo vantaggio per noi di casa, 43-49, rivedimento effettuato con Pellarini, si alza alto Ellero, forza un po', c'è bisogno di qualche canestro per San Daniele che però non trova la via del ferro, anzi fallo di Polo e poi anche fa una carezza a Bardini, ma niente di che. Ci stanno un po'... È un derby Alberto, quindi è anche giusto la scintilla dentro i propri limiti. Però queste sono quelle partite che io veramente volevi giocare. Vorrei tornare indietro a poter giocare. Campanotto circunnaviga l'arco dei tre punti. Stesso metro però, perché qua forse c'era fallo di Paulus Manzò, ma un metro alquanto fisico che non mi dispiace. Triple in e out per Fagagna. Empate San Daniele, Polo quasi da centro boa. Viene servito, stop di petto, rischia un hooking, attacca Bardini in una zona non di competenza, pessima scelta dell'ex col mezzo che regala un possesso a Fagagna, De Simon, step back, perde il timing per servizio a Bardini, ma c'era un fallo sacrosanto di Simonuti, era forse il quarto fallo. Pellarini accelera, adesso non si fischia, è corrida. Non siamo a Fagagna, siamo all'arena di Toro de Plaza, di Toro di Siviglia, col Torero Manolete in campo in questo istante. Si sta menando parecchio. C'è un richiamo. C'è la corsa degli asini a Fagagna. A Fagagna, c'è la corsa degli asini. C'è la corsa degli asini a Fagagna. Il palio. Belle cose, il palio, guarda. Infatti uno dei miei sogni è assistere a un palio di Siena dal vivo. Ma mi sa che siamo vicini. Siamo vicini. Devo andare il prossimo anno assolutamente al palio dell'Assunta. Anche Musiello vorrebbe giocare questa partita, credo. Sì, anche Musiello. Anche Musiello vorrebbe giocare questa partita e anche Sgolfor, no? Perché sono tutti e due tarantolati in panchina. Addirittura Musiello ha bozzato un scivolamento laterale prima. 43 chi difende, 49 chi attacca, 6-39 sul cronometro. Bardini per Campanotto, lontano un po' del canestro, cambio difensivo, rimane con lui Simonuti, si conoscono bene, ribaltamento, anzi no, stesso lato per... Bardini al suo tipo non va, extra possesso di Campanotto che vale oro perché arriva la tripla di De Simon che vale più 9 di Fagagna, massimo vantaggio per padroni di casa, San Daniele non ci sta capendo nulla in questa terza frazione.
Ellero forza un po', porta a casa il fallo di Manzon e protesta un po'. Quarto fallo di Manzon, credo. Quarto fallo di Manzon. Questa è una notizia che può pesare nelle fermine della partita. Mentre campo Max Rossi, che non so se ha qualche problema fisico, ma credo di sì, perché nel primo tempo ha giocato solamente un minuto e mezzo barra due. E adesso sarà importante il suo contributo in campo. O credo che Musino dovrà ridisegnarsi qualcosa a livello tattico, perché presumibilmente Manzon entrerà in campo gli ultimi 4 minuti del quarto periodo della partita. Sì. 2 su 2 di Ellero. Ha ricominciato a segnare. San Daniele segna, non dico i primi punti, ma forse i primi punti del terzo periodo. Non mi sono segnato, mannaggia me, il punteggio. Dilettantismo, adesso. Dilettantismo. Per l'europeo meglio, eh? Per l'europeo meglio, promesso. Bardini da 3, non va. Simonuti a terra, ben per lui che il tiro è lungo, ben anche per San Daniele. Soffre in panchina Colutta, però tiene vivi i suoi. Anche Sividotti non è il meglio per San Daniele, ha giocato anche lui pochissimo, il capitano il Michelaccio, sempre zona 3-2, Bosi un po' uscito dalla partita, serve Polo e poi incoccia su Rossi. Protesta un po' tutti. Secondo me il contatto si è cercato un po' Polo, però non ho visto benissimo. Fatto sta, due tiri liberi per l'ex giocatore di Tolmezzo. Sbaglio il primo Polo, da lunetto, ma è proprio una sentenza. Anche il secondo lungo, 0 su 4 per lui, rimbalzo, vola del Gobbo. Rimessa quindi per Fagagna. Di Simon alza presso tutto campo, ora San Daniele vediamo come rientra in difesa, difesa individuale, però tutti si perdono, Campanotto non va alla sua tripla, si impegna Rossi ma cattura il pallonello, poi slalomeggia, serve bene Bosio, non trova la tripla, l'ex Craps Rimini che si è un po' spento in questo terzo periodo. Campanotto attacca il fondo, subisce il fallo di Pellarini. Messa dal fondo, mi sembrava farlo in fase di terzo tempo, onestamente. Bardini, De Simon, Rossi sgomita sotto canestro. Vediamo di chi è il fallo. È di Ellero. Ora invece da sotto canestro, 14 secondi per andare il tiro, Bardini pensa alla tripla, vuole Max Rossi in posto basso, ha spazio per giocarsi uno contro uno, l'ex Caligari secondo di Rosazzo, non va su semigancetto, rimbalza ancora botte da Orbi, ne esce vincitore Bosio, 1 contro 5 però, rientra anche in difesa di Simon, Pellarini col piede pesta la linea laterale, siamo troppo lontani per poter vedere se il fischio si è corretto oppure no. Prima schema corna Bardini, ovvero classico doppio blocco alto, viene servito del Gobbo che ha un buon tiro, non vuole la sua tripla, Max Rossi in avvitamento, che déjà vu questo movimento, il giocatore cresciuto con la Snaidero Udine, più 9 Fagagna, 48-45, Bodo stava per darsi fuori il pallone, la fa sbattere contro Rossi, vuole dargli il 5, Max Rossi ne ha viste troppe per porgere l'altra guancia in un derby.
dopo se lo dà il 5. Max Rossi sempre è stato un agonista incredibile, mi ricordo infatti a livello, noi giocavamo contro cadetti nazionali juniores, io con Ronchi, lui con prima bicicletta poi Snyder, era di quelle botte da Orbi, anche perché ha un fisico da segno Ellero da pochi passi, ha un fisico già statuario da ragazzino, perché lui penso voi che presenza in nazionale cadetti sicuro. Lui era la coppia con Joy, no? Sì, era la coppia con Joy Zacchetti, è una coppia incredibile, perché Max faceva più lavoro sporco del 5 puro, diciamo, no? Perché aveva appunto 2 metri già da giovanissimo. Joy giocava anche lui sotto, però con più libertà anche ad allargarsi il tiretto della media. Ti ricordi com'era Joy, tra parentesi? Aveva 20 kg meno. Parlando di under 20, Joy era stato NBA. Joy, parlando di under 20, era considerato dai primi 5 prospetti europei futuribili NBA. Gli altri 3 italiani su 5, pensa a te, erano uno Berkic e l'altro purtroppo compianto gigante di Monrovia, Paolone Barrera, che ci ha lasciato veramente troppo presto. Capitano della Virtus Bologna, Angelico Biella, poi la malattia purtroppo l'ha portato via. Dicevo, Gioia aveva 20 kg in meno di muscoli, era non filiforme, di più. Da 3 non va a Pellarini la tripla. E San Daniele ha avuto parecchie difficoltà in questa terza frazione a trovare la via del canestro. Questa zona ha messo non poco in difficoltà, ragazzi, di coach Sgoifo. Bardini a spazio, punisce a difesa di San Daniele. Massimo vantaggio, 12 punti per i padroni di casa. Sempre 3-2 per Fagagna. Non è servito Ellor, extra pass in angolo per Tosoni. Questo tiro non ce l'ha sempre, ce l'ha in modo incostante. Tiro entra e esce. Altro attacco per Fagagna, che secondo me deve tanto questa terza frazione, anche la verve di De Simon, che sta orchestrando bene l'attacco ai padroni di casa. Ora zona anche per San Daniele, anzi zona già da un paio d'azioni. Aveva un time out, la panchina di San Daniele, ci vediamo anche noi un piccolo time out. Squadra in campo, viene servito Bardini, batte facile Bosio in pareggio, ma il tiro è Sbilenco, riparte quindi Pellarini, 3 minuti alla fine del terzo periodo, 47 che attacca, 59 che difende. Servito Bosio, modo su cui i cambi di Sivilotti per San Daniele, sempre zona 3-2 per Fagagna, Pellarini l'attacca ma sbatte ancora Savellina dietro, poi c'è un fallo tattico di Ellero, però ha seri problemi ad attaccare da 3-2 di Fagagna San Daniele. Entra Sivilotti, vediamo chi esce. Esce Pellarini, scambio di accuse con Musiello. Musiello praticamente sta giocando questa partita anche lui. Ne ha giocate Musiello, così neanche perse Musiello, così, perché certe volte dopo tende magari ad andare su di giri. Sempre ti cito un Ronchi corno di rosazzo playoff di serie C1 2003-2004 con Ronchi, vince gara, parte gara 1 a corno di rosazzo, vince gara 2 in casa all'ultimo secondo con Musiello che sbaglia il tiro del pareggio, anzi della vittoria, e poi vince di 25 gara 3 con cono di rosazzo, a cono di rosazzo, una cono di rosazzo costruita per vincere quel campionato. Infatti chiude la regola stessa da prima Ronchi all'ottava, però appunto questi atteggiamenti, io ripeto anche giusti in partite sentite, a volte ti portano a vincere e a volte ti portano a perdere, perché rischi di bruciarti, tanto non va la tripla di Bertoli, però come recitava il buon Jim Morrison, non ti bruci se prima non ti sei acceso. Lo subisce, fallo! E segna un canestro che è una meraviglia! Molli di Simon, standing ovation, pare che gente di Fagagna anche in piedi ad applaudire. Un canestro da paura di De Simon. Questo è proprio il marchio di fabbrica.
De Simon. Sbaglia il tribù supplementare, però è più 16 Fagagna. San Daniele non riesce più a trovare il canestro, che è piccolo come una buca da golf. Non riesco a capire la difesa di San Daniele, che però recupera un pallone. Bertoli si permette di urlare a Bosio. Avrà il suo, i suoi buoni motivi. Time out, come detto, la panchina di Fagagna ora. Però piccolo time out anche per noi. Squadra in campo, due minuti alla fine del terzo periodo, 47 che tanca, 63 chi difende. Cambia, penso, difesa. Fagagna, ovvero 2-3. Sivilotti serve in angolo, Bertoli prende il tiro, è un arcobaleno, segna e subisce il fallo. Avanti il supplementare, bella giocata con il numero 9 di San Daniele, veramente. Io vi ricordo anche i nostri appuntamenti di fine settimana in diretta domenica ore 18, GSA Apo-Udine contro Basket Lecco, esclusiva FVG Sport Channel, in saga TV spuntare tanto Bertolo, da studente da vedere la GSA capolista solitaria che ha espugnato il santuario del Paladozza. Buono, fa saltare un paio di giocatori e in saga canestro del più 15. 90 secondi alla fine del terzo periodo. Bosio, quel comando riceve il pallone, mette a posto i piedi, spara la tripla, alto errore, presa lento ex Rimini, rocatura, rimbalzo di Simon. Difesa 2-3, ma strana la posizione di tutori di San Daniele. Tosoni tocca il pallone di Campanotto, l'ultimo tocco è di una maglia nera, quindi per cui rimessa per Fagagna con 12 secondi per andare il tiro. Fagagna però opera un cambio, esce Sivilotti e proprio entra in campo per dare la mano, ma non sta ancora bene fisicamente. È entrato Pellarini. Serie di blocchi, no, si apre Rossi, occhio che ha un tiro piazzato e lo insacca, il tiro però è da due con Rossi che esulta a suo modo. Questo è più 17, massimo vantaggio per i padroni di casa. Bosio, Pellarini, nessuno riesce a attaccare l'area di Fagagna che recupera un altro pallone. Campanotto fuori dagli schemi, non va la sua tripla, schiaffeggia De Simon, cattura rimbalzo e segna Castellano, questo è sicuramente l'uomo in più di Fagagna in questa partita. Il canestro è più 19 con tanto il tiro supplementare. Quanto era ignorante la tripla qua di Campanotto? La tripla di Campanotto era ignorante qua, veramente, ma lui ce li ha questi colpi. Musiello gli ha detto continua. Sì, sì, Musiello infatti l'ha rincuorato. Domanda è, Musi lo chiamerà due time out a pochi secondi della fine? Come fece anche la tisana? No, una volta lì poi penso che fu anche un caso, mi pare, particolare, doveva parlare con i suoi, qualcosa di speciale, quindi può anche starci. Non va il tiro supplementare di Castellano, 38 secondi alla fine del terzo periodo, Pellarini a poco gioco interno, San Daniele, ora Bosio si avventura in fazione di passi, però notte fonda veramente per San Daniele. Castellano in palleggio, alla palla più 21 San Fagagna, che ha chiuso 44-42 se non sbaglio il secondo quarto. Rossi non trova il canestro, quindi in fondo Bosio trova il canestro almeno 17. 7 secondi alla fine del terzo periodo, De Simon può andare fino in fondo, De Simon vuole prendersi questa tripla, non va, il balzo mai di Tosoni, preghiera da un campo e l'altro, non va a buon fine, finisce così, ma terza frazione incredibile per Fagagna, il parziale recita 10-25, 52-69,
sul tabellone, 30 minuti passati così, piccolo break, poi nuovamente Siena per l'ultima frazione. By Claudia, oreficeria, premiazioni sportive. By Claudia la trovi a Povoletto in via Vittorio Veneto. Il meglio dell'oreficeria, la gioielleria, l'argenteria. Ma non solo. Punto di riferimento per lo sport, coppe, trofei, targhe, ampia scelta e prezzi competitivi oltre alla professionalità dello staff. Se cerchi un premio o un regalo prezioso lo trovi a Povoletto e da By Claudia puoi anche personalizzarlo. By Claudia, a Povoletto. Zanutta, il nostro mondo, è la tua casa. Edilizia, idraulica, porte, ferramenta, ceramiche, arredo bagno e molti altri articoli. Ti aspettiamo nei nostri punti vendita con tante promozioni e novità. Scopri di più su zanuttaspa.it. Gruppo Dor 2000. Stile e qualità, i valori vincenti del Gruppo Dor 2000. A Pordenone, su 30.000 metri quadrati di area produttiva ecosostenibile. Ricerca e innovazione fanno del Gruppo Dor 2000 l'eccellenza nel design. Per lo showroom, per la casa, Gruppo Dor 2000. Siamo sempre stati differenti. Abbiamo sempre visto nel futuro un'opportunità. Nelle famiglie, nelle imprese, nelle comunità e nelle associazioni. La nostra crescita è coincisa con la crescita del nostro territorio. Solida, radicata, rinnovata. Banca di Credito Cooperativo di Manzano. Crescere nella continuità. CDA, un'azienda dove la tradizione è diventata un valore. In più di 30 anni abbiamo portato avanti politiche aziendali basate su trasparenza delle scelte di mercato, ricerca e offerta dei migliori prodotti, macchine di ultima generazione, software avanzati, efficienza dei servizi, rispetto per l'ambiente. Tutto secondo il criterio della massima qualità. Soluzioni per grandi aziende, uffici professionali, wellness e centri sportivi, sanità e luoghi pubblici, scuole. CDA, dal 1976 pensiamo alla tua pausa, senza pause. Voglio correre sull'erba, voglio sentirmi accarezzare da un prato verde. Società, affidati a The Green Carpet, specializzata in manutenzione aree verdi e impiantistica sportiva. Green Carpet ti offre un pacchetto completo a prezzi concorrenziali, comprensivi di semina, sabbiatura, concimazione e rizollatura. Un campo da Serie A è possibile anche nei dilettanti grazie a Green Carpet, che vanta lavori al Friuli di Udine e al Rocco di Trieste. Prendi cura del tuo campo. Io ne ho bisogno. Zanutta SPA, 20 punti vendita, la passione di una famiglia, la professionalità di un'azienda radicata nel territorio. Punto di riferimento nel Triveneto per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Per saperne di più, visita il nostro sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 20 punti vendita. Da Trieste a Belluno, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano. Presenti anche a Udine, Sacile e due punti a Venezia, San Lio e Cannareggio. Zanutta, il nostro mondo è la tua casa. Ultimi 600 secondi di questo emozionantissimo derby collinare d'alta classifica. Inizia subito con una tripla di De Simon, che voleva anche il fallo. Partita 20 minuti in equilibrio, poi terzo quarto incredibile di Faragna, ancora più 20, anche se canestro da 2, 52 a 62.
ma è sbagliato il punteggio? Sì, ci vado 2-72 infatti in favore di Faragni. Allora sì, la tripla di Simon. Facciamo per l'ultimo quintetti. Ancora De Simon, però è acceso, rimbalza gli 8 del gobo, il fallo di Egliaro che si perde l'uomo. Ordine con i quintetti. Faragni attacca in fase offensiva con il numero 6 Castellano, 5 Manzon, 10 Campanotto, 14 del gobo, 8 del Simon. San Daniele risponde con il numero 17 Borso, che entrerà adesso al posto del numero 19 Ellero. Insieme a lui il numero 5 Pellarini, 7 Simonuti, 8 Polo, 12 Tosoni. Abito in conto sono Royez e il signor Carbonera, se non sbaglio Carbonera. 20 punti le due squadre, come detto primo tempo finito sul 42-44 se non erro, balalì balalà. Terzo periodo assolutamente targato Blue Service, una zona 3-2 che ha messo gravemente in difficoltà San Daniele, che ha avuto seri problemi a trovare buoni tiri. Si è spento Bosi, si è spento Tosoni. Pellarini non è al meglio fisicamente, va detto comunque San Daniele non ha Bortoluzzi, non ha Colutta, non ha Sivilotti e si trova ora in una grave situazione di deficit. Tosoni ma non riesce veramente a trovare il pertugio in fase offensiva a San Daniele. Può ripartire ancora Faragna, che ha avuto tanto dal giovane Castellano. Del gobbo, con il suo solito move, battimento per De Simon, arresta un tempo, il tiro esce, però c'è tantissimo De Simon, non tanto in fattore punti, ma in fattore verve, in fattore emozioni, in fattore entusiasmo. C'è tutto De Simon, che adesso esce, standing ovation del pubblico di casa, e dentro il capitano Bardini. Partita comunque lunga, forse Daniele deve cambiare qualcosa, vedi c'è Del Gobbo che si stacca spesso dal centro dell'area, è stato lui a dar parecchi problemi all'attacco di San Daniele. L'ultimo tocco di una maglia bianco-blu, Musiello continua a lavorarsi tutti, chi che passa prende una parolina da Musiello, ma ripeto è un derby, ci sta. Poi qua con Paolo erano da baci a bracci. Oh, Musiello è un attore che mi piace, eh? Secondo me fra un po' di tempo lo vediamo anche al piano superiore. Castellano, anche Sgoifo non è male, anzi anche Sgoifo. Sono due attori che mi piacciono molto, tutti e due. Tra l'altro Sgoifo ha fatto anche un attore nazionale. Sì, Sgoifo ha fatto anche un attore nazionale, mi pare. Per uno che ha votato benissimo San Daniele, è uno che sa giocare, sa la pallacanestro. Squadre, fatta la rimessa a Castellano, sempre 20 punti, trova però un pertugio Castellano, quello non va, però San Daniele qui sta difendendo un maluccio. Bosio, skip per Simonutti, in angolo Pellarini, prende il tiro, non va. Ancora rimbalzo del gobbo. Psicologicamente il canestro di in cui attacca Faragna è una vasca da bagno, il canestro in cui attacca San Daniele è una buca di biliardo. Castellano ci ha preso gusto, non va la sua rovesciata, si impegna a rimbalzo. L'ultimo tocco è di una maglia arancio rossa, rimessa quindi per Faragna, che ha 6 secondi per andare il tiro, vediamo cosa uscirà del cilindro. Secondo me tira Campanotto, no, Bardini, fallo di Bosio. Secondo me Royez qua scolastico con questo fischio, perché ce l'aveva da un centimetro. Bosio sfortunato, e per dire in dialetto mio, Bardini si è insoppettato. Scusatemi il virtuosismo, ma ho fatto la rima. Non era niente, secondo me, però il fischio comunque non è una tragedia a livello tecnico. L'hanno, secondo me, ripresa in mano, Royez e Carbonero. Comunque partita questa da tante attenuanti, difficilissimo da arbitrare. Tripla, anzi canestro da 2 di Bosio, anche perché l'angolo è strettissimo di Faragna, anche per quello c'è stata 3-2 nel terzo periodo di Faragna, perché è molto difficile andare in quell'angolo lì ad attaccare. Bardini consegna un po' Pellarini, qua c'è la fallina attacco di Bardini. Campanotto perde a mania del gobbo, l'ultimo tocco il suo. Diciamo che la partita era potenzialmente esplosiva. Non siamo stati distratti.
No, non siamo, no, no, io quest'anno, anzi quest'anno io ho visto molti buoni arbitraggi, ma perché la classe arbitrale è giovane, è cresciuta, ha un anno di più di esperienza e questo conta. Ti dico, c'è stato un momento in cui hanno pescato così così per i miei gusti e la partita gli sta per scappare di mano, mi riferisco a quel fallo in attacco non visto di Simonutis o di Simon, erano due fischi, non fischi al limite, però sono stati bravi, qua Simonutti protesta ma è stato pollastro lui. Quinto fallo di Simonutti, ma questo è stato pollo perché Campanotto gli ha tagliato davanti la strada, lì doveva scomparire. Questa poltroniera ha fischiato intenzionale, bravo il paradosso domenica. Beh, un po' virtuosismo. Sai cosa? Questo secondo me, se lo vai ad analizzare a dettaglio con 800 telecamere diverse, questo non è fallo. Perché non poteva sparire Simonutti. È stato bravo Campanotto a tagliarli davanti, a sapere che Simonutti ha quattro falli e a cercare il contatto. Adesso questo non lo commento perché sennò sindacchiamo un fischio, non è che siamo un po' violisti. Però ti dico, insomma, c'è stato un momento in cui la partita poteva prendere una brutta direzione, con tecnici intenzionali, espulsi, bla bla bla, ma perché era una situazione emotiva, non perché rompesso le scatole dei giocatori in campo, ma perché era una situazione emotiva sugli spalti in campo e tutto quanto, e poteva prendere una deriva di quel punto. Tu ci pensi bene, non è stato fischiato ancora un tecnico, è un derby. Come questa è una buona cosa. Siamo 20 punti, siamo ancora in tempo per pescare un tecnico. Polo voleva un fallo che non c'era. Castellano serve del gobbo. 20 punti da due squadre, 104-74 del gobbo. Dall'angolo il tiro si incastra. Sul ferro il canestro. Poi il possesso ancora per Fagagna, anche se tutti tornano in difesa. Rimessa per Fagagna che vantaggio di 20 punti, 54-74, si impegna in difesa Polo. Io direi buoi scappati dalla stalla per San Daniele. Non vedo sensazioni di tentativi di rimonta. Tante attenuanti però in casa Michelaccio. Canestrone del gobbo che sa di ciliegina sulla torta. Di muffin in forno di Gubana pronto a lievitare, chi più ne ha più ne metta. Quando è entrato in campo per San Daniele anche il numero 4 Daniele Scagnetti. Pancaello, Rottosoni e Simonutti. Questa zona 3-2 è stata la vera chiave di volta di Fagagna. Polo subisce fallo del gobbo, credo. È il fallo di del gobbo, è il terzo fallo. Altro appuntamento che vi ricordo è questo martedì, Alberto, ma se non è questo martedì. E il prossimo martedì comunque noi seguiamo sempre in esclusiva la DNG Cordenons. Da seguire, grazie al coach Montena. Fatta la rimessa, Fagagna avanti di 21. Più caldo che la rimessa, scusate, no, due tiri liberi per Polo, uno su due. De Simon, botte da orbe sotto canestro, Polo a terra. C'è un po' di
stampare un po' con gli arbitri. Fagania s'accusa di avere l'ultimo tocco, essere il proprio. Bel gesto. Quindi rimessa per San Daniele. Rientrato intanto in campo Elio, è uscito Scagnetti. C'è un fallo di Campanotto. No, non è fallo di Campanotto. Quinto fallo comunque è di Simon. Però credo errore di comunicazione, però non era fallo di De Simon. E il quinto fallo di De Simon, partendo cosa è successo. Il quarto fallo fischiato a De Simon non era fallo di De Simon. Infatti questo che parlava Musello e De Simon, abbiamo tre falli, ha detto il numero 8 di Fagagna. Hanno controllato bene, invece è il quinto fallo, quindi chissà chi ha ragione. Ellero, dicevo comunque, tra le varie scuse di FVG Sports, ho detto prima, vi ripeto, seguite insieme agli altri 500 internauti che seguono ogni martedì sera Cordinos di Montena, che ci gioca tanto nel campionato di DNG, Divisione Nazionale Giovanile. Sì, sono gli unici in esclusiva in Italia. Manzoni nel allontanamento, alza la prova, il tiro però è corto, può ripartire San Daniele. Pellarini, tiro stoppato. Storia un po' tese anche tra Del Gobbo e Pellarini. Esce Pellarini, rientra Sivilotti. Ha applaudito parecchio Pellarini. Time out chiamato credo dalla panchina di San Daniele, c'è il rischio di sbragamento, ci vediamo anche noi in piccolo time out. Squadra in campo, due tiri liberi per Campanotto, 2 su 2. Uno su due, sono distratto, credo, scusa. C'è da 5-77, Bosio da 3 e un cross, 4 minuti e 26 alla fine. A segno ancora Fagagna. Sivilotti, Bertoli, recupera il pallone Manzon, 4 minuti alla fine, ma partita ormai decisa, 24 punti. Sì, dobbiamo fare la commemorazione. E due allenatori la commemorazione. Ancora Manzon che segna un tanto di esultanza, 26 punti da due squadre. Siamo un po' troppo adesso. Un po' troppo, però il secondo tempo ci stanno sul campo. San Daniele non è entrato in campo, 13 punti segnati, altro, brutta azione offensiva. Recupera la palla a Bosio, slalom mezzo, forse tunnel, poi serve a Ellero, provoce Manzò, bel canestro quello, bella azione più che altro. Da tre Bardini non va. Bosio fuori degli schemi, triple lunga, bacio di Sivilotti, tiro corto, stava il pallone Campanotto. Garbage time, ma è proprio del più pieno senso della parola. Stoppato Castellano da Polo. Cosa fino in fondo, altro errore, guarda che c'era il fallo. Polo cattura il pallone, occhio a taccia di Bosio all'arbitro. Adesso si tende, cerca di far andare via la partita.
Ancora Manzon. Questo giocatore se non viene a terra, sto nulla di serio. Non ho visto neanche chi è onestamente a terra per San Daniele. Sivilotti. Esce del gobo, rientra Munini. Ultimi due minuti di questo derby collinare, ormai segnato in favore di Fagagna. Pellarini, Bosio, non va la tripla però, a rimbalzo si lotta ancora, invece vincitore Scagnetti, e serve Bosio, che sta facendo di tutto per prendersi un tecnico, però anche gli arbitri qua onestamente sembra abbastanza fallo. Quello che uscirà Bosio, poi Tosoni sul cambio. Il quinto fallo intanto. Vediamo tutti. Con Panotti intanto applaude tutto il pubblico, grande ex. Esce Manzon, quinto fallo, entrano Boaro, soprattutto la panchina. È uscito anche Bosio. Super nervoso. Pellarini da tre, non va. Scagnetti segna a rimbalzo, ha stato da fare Scagnetti però, venuto in campo. Time out chiamato da chi? Da Musiello, ma ha chiesto permesso prima. C'è un time out chiamato da Musiello, forse perché deve dire qualcosa, perché però Musiello ha parlato con l'allenatore di Sgoifo, gli ha detto chiamiamo un time out per parlare un attimino, probabilmente anche, anzi sicuramente dovrebbe, penso, ricordare il Flavio che se n'è andato, e infatti potete sentire l'urlo per chi? Per Flavio. Anche San Daniele applaude, questo è un bel momento, non è un bel momento, perché mancherà alla pallacanestro, a Fagagna, tutti gli appassionati, un dirigente così competente, carica di passione. È un bel momento che unisce le due squadre, c'è più di qualcuno in lacrime nella panchina di Fagagna, più di qualcuno con lacrime anche in campo, tutti in piedi, partita di Fagagna da applaudire, un momento da brividi, e io onestamente ho il magone. Ho il magone, credo che nel paradiso della pallacanestro in questo istante Zurini stia sorridendo sia per la vittoria dei suoi ragazzi sia per questo tributo. Ultimi 50 secondi. Ellero per limare lo svantaggio. Fine partita intervista dei due allenatori. È un ricordo del Torino. Castellano butta una palla all'Ortica, 26 secondi alla fine. Non può andare fino in fondo San Daniele, poi decide di morire palla in mano. Finisce così
il derby collinare d'altissima classifica con la vittoria 83-61 di Faragna. È stata una bella partita, decisiva con il terzo periodo. Io vi ringrazio gli amici da casa per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata con la programmazione di FVG Sport Channel.